sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Riga Monticeppi. Di Lecco si affronta una squadra di casa di Luciano Foschi e il Novara di Marco Marchionni. Una partita che per il Lecco vuole essere il rilancio dopo la sconfitta con il San Giuliano, mentre invece per quanto riguarda il Novara forse l'ultimo treno per agganciare la classifica che conta in vista anche di possibili playoff. Un Lecco che partirà fortissimo in questa partita. Novara un po' molle, riconquista palla Zuccon, dentro il pallone per Buso, uno contro uno, va fino in fondo e mette dentro il pallone per Ilari, che segna con il tacco un bellissimo gol, il gol che porta in vantaggio il Lecco. Grande azione della formazione di casa. Vediamo Buso che quando sceglie l'uno contro uno fa secco Bonaccorsi, poi dentro il pallone. Ilari, sopravanzato dal pallone, sceglie la soluzione più raffinata ma più concreta per segnare sesto gol stagionale. Ilari dà, dopo aver riconquistato un brutto pallone perso dalla Novara, palla sulla destra per Pinsauti, dentro il cross Buso, la stoppa e il destro è imparabile per Desjardins. Il Novara è al tappeto dopo soli 7 minuti, un inizio di gara davvero incredibile per il Lecco, che spiana la partita. Pinsauti, pallone, Bonaccorsi ancora soffre le pene dell'inferno contro Buso quest'oggi. Il 99 è cinico a incrociare, Desjardins non può nulla, va sotto lo spicchio di tifosi naturalmente, il settore dei supporter blucelesti in curva nord. Pinsauti qui si arrota per cercare un difficile colpo di testa. 15esimo, solo Lecco, calcio di punizione, giudice, la deviazione di Lari che fa la barba al palo e per poco non è 3-0. Lecco irresistibile, Novara non è pervenuto. Buso parte, accende il motorino, consueto, va via, Bonaccorsi non lo tiene, la finta, qui un tocco di troppo, perde un tempo di gioco e poi Bonaccorsi è bravo a recuperare in spaccata, quantomeno evita il 3-0 ai compagni e a Desjardins. Rivediamo Buso, qui avrebbe dovuto forse calciare prima, ma cosa si può dire a questo ragazzo, il suo inizio di gara è folgorante. Calcagni dentro il pallone, prova la conclusione difficile con il mancino Vutai, calcio d'angolo, è uno schema, Calcagni va a calciare, Melgrati si oppone, dice no sul primo palo, chiude ogni spazio. Questa è l'unica grande occasione della Novara nel primo tempo da calcio d'angolo, uno schema, lo rivediamo, il destro di Calcagni e Melgrati lo vede partire ed è attentissimo. Ancora Lecco, Zambataro arriva di gran carriera a sinistra, 42esimo, dentro il pallone morbido, la deviazione e poi Pinsauti la schiaccia, Desjardins fa buona guardia sul palo, sul suo palo. Ripresa 53esimo, entra anche Galuppini per l'infortunato Benalluan, trazione anteriore, il Novara trova un jolly dai 30 metri quasi, Urso con il mancino, troppa libertà qui concessa dalla difesa del Lecco al numero 3 del Novara, lo rivediamo, non c'è nessuno che vada in pressione e allora guarda, mira l'angolino, trova il jolly, Melgrati non la vede partire in tempo, qui una responsabilità del portiere del Lecco c'è. Attenzione però perché la partita non è finita, Galuppini dentro il pallone, Rocca da solo, perde un attimo per calciare, poi va a calciare dopo, Melgrati qui è bravo, si riscatta e riesce in spaccata col gambone a dire no. 64esimo, Buso gestisce la transizione, giudici, un cioccolatino però per Desjardins, poi Pinsauti, attenzione qui al sorta di sberlone che Desjardins rifila Pinsauti, arriva il rosso per lui e il giallo per Pinsauti inevitabile. Ma qui spropositata la reazione del portiere del Novara alla
ovvia e giusta poi, diciamo così, la decisione dell'arbitro, giallo per Pinsauti, perché va naturalmente a guadagnarsi questo giallo, perché a interrompere l'azione del portiere, poi però insomma la sorta di pugnetto che dà Desjardins è assolutamente fuori luogo e spropositata come reazione, e dunque il rosso è giusto da parte del direttore di gara Andreano Di Prato. In 10 uomini il Novara, qui pallone che sembra innocuo, Buso però ci va, ci crede, poi alza lo sguardo, vede con lucidità Bunino, è entrato dalla panchina, che realizza col piattone il primo gol in maglia blu celeste per lui. Cristian Bunino fa il 3-1. Buso, che lucidità per guardare e vedere l'inserimento coi tempi giusti del compagno. Due assist e un gol per Buso in una partita completamente dominata dal 99 blu celeste. E Ilari giustamente va a rendergli omaggio. 89esimo, la punizione dall'entrata dalla panchina Marginean. Melgrati risponde presente. Attenzione ancora al Novara che ci prova. Attenzione a Butai che entra in area ancora col gambone Melgrati, e la sua partita è riscattata completamente dopo l'errore in occasione del gol di Urso. Sono interventi comunque che pesano questi. Pieno recupero, Tordini dà un bel pallone che però Lacti non trasforma in oro. 92esimo, ancora la conclusione con il destro di Marginean, alta. Ora ci prova nel finale, ma il Lecco è in netto controllo. Urso, cross lungo sul secondo palo, il colpo di testa è Melgrati. Ancora Marginean, il più pericoloso dei suoi. Melgrati dice no. Finisce al 95esimo con quest'ultimo attacco, tentativo quantomeno del Novara. Riconquista palla Ilari. La partita finisce qui. Il Lecco batte il Novara 3-1. Torna alla vittoria. Dimostra in casa di avere un altro passo ed è a due punti dalla vetta.